Con il termine caregiver si indica colui che presta le cure e che si prende cura. Pertanto è colui che prende in carico il benessere della persona che in quel momento si trova in una situazione momentanea o permanente di impossibilità. Pillole di formazione online per aiutare chi aiuta. Questo è il nuovo importante step che va ad arricchire il progetto Caregiver, voluto e curato dalla Fondazione Arezzo Comunità. Realizzare è uno spazio dedicato ai caregiver, cioè al familiare che si occupa del familiare, sono sempre di più, per dare informazioni su dove trovare i servizi, ma anche per dare servizi domestici che siano all'altezza dei bisogni e soprattutto per far sentire le persone molto, molto meno sole. In collaborazione con Opi Arezzo, da oggi chi si prende cura di persone familiari non autosufficienti fisicamente o mentalmente ha a disposizione questo nuovo strumento. 6 lezioni video realizzate da professionisti ed immaginate come veri e propri tutorial disponibili sul portale della Fondazione. Nella maggior parte dei casi le cadute sono eventi prevenibili attraverso la rivelazione di alcuni elementi che ci permettono di attuare azioni preventive volte a proteggere la persona dal rischio di caduta. Diamo il nostro contributo ad un problema molto reale, quello della cronicità a casa e delle famiglie che si trovano a casa con pazienti cronici. Pertanto il caregiver, dove abbiamo specificato nei primi video, deve essere quella figura che si prende cura del paziente ma che non va a sostituirsi a un professionista a tutti gli effetti, anche se ha delle competenze, gli vengono fornite delle competenze professionistiche importanti da parte di veramente esperti, non può chiaramente applicarli su altre persone se non su quella persona specifica. Pertanto abbiamo voluto precisare questo, ma nel complesso i 6 video sono una prima tranche dove andremo sicuramente a dare delle indicazioni ben precise al familiare o al caregiver che si prenderà cura di questa persona, ma sarà una, diciamo così, una formazione a casa dove nel portale per l'appunto messo a disposizione dalla Fondazione Arezzo Comunità riusciranno ad arrivare chiaramente a tutte le famiglie che potranno poi accedere. Un progetto che a breve si estenderà anche in presenza. Sempre grazie a Opia, grazie a tutti coloro i quali ci vorranno dare una mano, professionisti a servizio della città, proprio per creare anche una comunità che non soltanto risponda alle domande ma crei anche quel contesto di aiuto, nell'idea che il cittadino può fare da sé ma non deve fare da solo.